Si chiama Uno, Luna e Monte, il nuovo disco di Lino Davide e Via Medina, con il quale oggi parleremo di musica. In collegamento via Skype, Lino Davide, benvenuto. Ciao, ciao, saluto a tutti. Allora Lino, parliamo di questo disco che c'ha anche una bella, veramente una bella copertina. È un Grazie. Titolo evocativo, vorrei anzi che cominciassimo subito con spiegare il senso di questo titolo. Uno, Luna e Monte. Allora, la copertina, ringrazio Simona Novella, che è una ragazza di Casale Monferrato, che ascoltando i brani è stata ispirata da questi brani e ha voluto ritrarre una periferia di Napoli. E Uno, Luna e Monte era l'antico gioco dei cortili di Napoli dell'estate, la salta cavallina è conosciuto da noi più come Uno Ponti la Luna, però in altre parti d'Italia l'ho sentito come Uno, Luna e Monte. Uno è il primo passo che bisogna fare anche per fare il giro del mondo. Luna è la fine della giornata, il monte è quello che troviamo ogni mattina davanti a noi che dobbiamo scalare. Senti, portare in giro la musica etnica, la musica folk, la world music come viene definita in termine diciamo anglosassone, si trova più difficoltà rispetto alla musica pop, alla musica jazz, oppure ci sono dei canali più scorrevoli per poter promuovere e far ascoltare la propria musica? Sicuramente navighi tutto da altre parti, altri canali, e anche se devo dire, soprattutto con questo progetto ci siamo un po' più aperti a un tipo di musica, forse che viene più ascoltata, più passata dalle radio, e quindi qualcuno dei brani sta già riscuotendo diciamo un certo consenso. Ci sono alcuni brani che sono forse un po' più radiofonici rispetto a prima, dove abbiamo cominciato con un progetto partito dalle cantine per sperimentare e poi ha preso il volo. Addirittura ci sono brani che sono trasmessi in America, in Argentina, in Spagna, in Portogallo, però i canali di distribuzione sono completamente diversi da quelli della musica pop. Sicuramente. E invece dal vivo com'è la situazione? Dal vivo è un tipo di musica che coinvolge, che fa ballare le piazze, anche perché noi questo disco, avrei visto, ci sono 15 musicisti che hanno dato il loro contributo, ci sono molte percussioni, ci sono fiati. Ci sono facciamo qualche nome di chi ha partecipato a questo disco. Ma per la batteria ho avuto la fortuna di avere due grandi collaboratori, Freddy Malfi e Roberto Perrone, che anche provenienti da esperienze diciamo totalmente diverse. Roberto Perrone fa parte della band permanente di Edoardo Bennato, Freddy viene dal rock, da James Senese, però hanno voluto dare il loro contributo a questo progetto. Per i fiati Paolo Licastro, contrabbasso Fulvio Gombos, che viene dall'esperienza di musica classica. Quindi è stato un progetto molto variegato, dove ognuno ha portato il proprio contributo e è venuto fuori un disco che, come dicevi tu prima, si muove fra il folk, la world music e anche qualche accenno, diciamo, leggermente pop. Sì, noi fra l'altro mentre chiacchieriamo stiamo vedendo anche le immagini insomma, della performance che avete fatto con la vostra band abbastanza numerosa al Disco Days, un'occasione importante per comunicare direttamente al pubblico la musica. Voi che fra l'altro venite da esperienze anche di radio nazionali, non ultima ma sicuramente molto importante per voi, per anche insomma, la vicinanza che sta al vostro progetto, quella di Demo, dei due gemelli del gol, come li definirei io, Michel Pergolani e Renato Marengo, che vi stanno supportando in maniera insomma adeguata. Sin dall'inizio, perché il progetto Via Medina è stato scoperto proprio da Demo e con loro abbiamo cominciato a muovere i primi passi in ambito nazionale. Sai che grazie a Demo siamo stati gli unici nel sud Italia a partecipare ad un importante progetto Radio Pirata, che è partito da Faenza, che tu conosci molto bene, il coordinamento delle etichette indipendenti, il MEI, Audiocop, decisero di fare una compilation radio pirata per saltare
la distribuzione ordinaria dei cd e fare scendere di molto il prezzo dei cd, veniva distribuito nelle edicole. E noi abbiamo avuto la fortuna di partecipare con gente che riempie gli stadi, tipo Subsonica, c'è stata Nate, c'è stata Moniovadia, gli After Hours, i Feel Good Productions, è un progetto di musica folk popolare insieme a, a nomi che fanno un tipo di musica totalmente diversa. È stato un po' un come dire, un fiore all'occhiello per i primi passi. Poi siamo arrivati a grande schermo, uno dei brani Stumare, che è stata sigla di, del programma di Michel Pergolani e Renato Marengo, è arrivato al grande schermo con Bruno Colella e Leonardo Giuliano, che scesero questo brano come leitmotiv del loro film Ladri di Barzellette. Sì, poi in effetti hai citato sia il demo che il May, che sono due baluardi, insomma, della resistenza della musica indipendente, nonostante i venti di crisi e i venti di questi fantomatici cambiamenti verso la musica, come direbbe James Nese, la musica fatende, la musica definita così in maniera anche abbastanza forte. Però insomma è quella musica che trova una sorta di contrasto enorme con quello che voi invece proponete, quella fatta di strumenti, di corde, di plettri, di ance, di pelli di batteria, di tamburi. Una musica suonata, dicevo, Gennaro. Sì. Senza c'è poco da scappare, o si suona o non si suona, qui sono tanti plettri, tante ance, come dicevi tu, tante pelli, tante percussioni. Senti, e per i testi delle vostre canzoni, tu quanto impegno e che cosa vai cercando per poi produrre una canzone che abbia quello che hai in mente? Ma già dal primo disco i testi, oltre al richiamo a testi tradizionali, tamburiate, tarantelle, ballate popolari, un po' l'esperienza acquisita durante tanti concerti e l'incontro con tanti musicisti, tante persone, diciamo che in quest'ultimo disco, Uno Luna e Monte, questi sono dei testi un po' più autobiografici, sono ricordi dell'infanzia proprio nei cortili di Napoli, una raccolta di filastrocche, ma anche la bellezza della natura, il ritmo lento delle stagioni e le guerre dimenticate. Ci sono tanti, se andiamo su internet e scriviamo guerre dimenticate, ce ne escono tantissime di cui no, ignoriamo veramente l'esistenza. Le guerre dimenticate che hanno creato questo forte flusso migratorio verso il Mediterraneo. O brani come Navigando a Sud, dove l'incontro con le piazze, con tanti concerti nel nostro sud. D'accordo. Senti, Lino, volendo trovarvi su internet basta insomma digitare Via Medina, Lino Davide Via Medina, ed è facile trovarvi un po' dappertutto, giusto? Sì, che poi Via Medina è il nome del progetto, è quella strada di Napoli fra il porto e la città, un po' una linea di confine che da sempre è stato un punto di incontro di genti diverse, lì che i viaggiatori avevano il primo approccio con la nostra musica, nei locali che c'erano, e da lì poi è partita la nostra musica verso altri lidi, oltreoceano, e quindi Via Medina è stato il nome del progetto che anche a noi ha permesso di partire, come dicevamo prima, dalle nostre cantine, dai nostri scantinati e girare un po' il mondo. D'accordo, allora Dino, grazie di essere stato nostro ospite e di averci presentato questo vostro nuovo disco. Uno, Luna e Monte. Grazie, grazie Lino. E con il nuovo disco di Lino Davide e Via Medina oggi abbiamo parlato di musica.